Salvatore Inguì, quanto ancora può essere attraente la mafia per un certo tipo di minori? Purtroppo la mafia tuttora è attraente, direi è seducente, è proprio seduttiva, e la capacità di seduzione della mafia aumenta nella misura in cui aumenta l'incapacità dello Stato di essere coerente ed essere in qualche modo allettante. La mafia continua a ingrassare e a occupare le fila che lo Stato lascia scoperte. Laddove i quartieri sono abbandonati a se stessi, laddove l'illegalità continua a prosperare perché lo Stato è incapace, non di mandare carabinieri, poliziotti, è incapace di mettere quei correttivi economici, sociali, politici, utili a poter fermare il dilagare dello sconcerto. È chiaro che la mafia prenderà il sopravvento e si porrà continuamente come chi dispensa non diritti, favori. Certo, tra avere un favore e avere niente è meglio avere un favore. Pertanto, come diceva qualcuno, dobbiamo garantire che i diritti vengano erogati, se no, se i diritti non vengono erogati diventano favori di altri e allora la mafia non può fare altro che crescere. Incontri come quelli di questa sera hanno un senso se... Hanno un senso se poi c'è una coerenza. Hanno senso se le persone poi che parlano sanno poi dimostrare con i fatti quello che dicono. Se tutto lo Stato, se tutte le persone che in qualche modo rappresentano le istituzioni, ma anche gli adulti, ma anche i genitori, io non posso pensare che possa fare una educazione alla legalità quando poi sono il primo a commettere di fatto quelle azioni di piccola illegalità. Allora i nostri ragazzi non possono fare altro che dire questi qui sono incoerenti. I mafiosi sono coerenti e quindi vanno seguiti loro.